Scherzetto o dolcetto? Oggi costruzioni mai viste a tema Halloween. Costruiremo infatti quattro spaventapasseri mai visti, un cimitero spettrale con testa volante, una ghigliottina, vedremo come far spuntare un osso dalla terra di una tomba, poi un totem a forma di fantasma volante, una piccola casetta con zucche speciali al seguito ed infine una mega zucca gigante che camminando perde dal proprio sacco diverse zucche. Segui il video fino alla fine perché con un semplice command block creeremo una sorpresa speciale della serie non toccare quel pulsante, non toccare quel pulsante, non toccare quel pulsante. E quello che stai vedendo è esattamente l'anteprima di quello che andremo a costruire. Adesso la sigla del mio canale e poi iniziamo a costruire. Ciao, sono Marco Vigelini. Se questo è il primo video che segui sul mio canale, allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina. In questo modo non perderai i miei prossimi video. Cominciamo nella costruzione. Bene, iniziamo nella costruzione dei quattro spaventapasseri. In questa cassa mi sono preparato gli oggetti che ci servono: corda, zucca, bidone di compostaggio, armatura, recinzione di quercia, lana arancione, tappeto arancione, gambiera. E stivali. Poi andremo a utilizzare il telaio per creare questo stendardo, ma incominciamo a preparare la nostra costruzione. Allora, ci serve sicuramente l'armatura che possiamo incominciare anche a vestire in questo modo. Poi l'opzione successiva è quella di costruire questa struttura per posizionare il pistone in questo modo qua, in modo tale da spingere che cosa? La compostiera o bidone di compostaggio. E in questo modo spingeremo con il pistone la compostiera in modo tale da vestire la nostra armatura. Cambiamo la posizione dell'armatura dandogli in mano la nostra zucca, ma anche facendogli cambiare posizione in questo modo. Poi prendiamo il blocco di pietra rossa, attiviamo il tutto. Ed ecco che la nostra armatura è vestita con un bidone da compostaggio. Mi sono accorto di aver dato la zucca all'armatura, ma quindi io me la vado a riprendere. La scambio con il blocco di pietra rossa e la metto proprio sopra il bidone da compostaggio. Adesso con la corda incominciamo a posizionarla intorno alla nostra zucca, in questo modo. Fatto questo, esattamente sopra la zucca posizioniamo i nostri tappeti arancioni. Andiamo a prendere il nostro blocco di lana arancione e abbiamo completato il suo cappello. In questo modo utilizziamo la recinzione di quercia per costruire il suo braccio. Ci manca adesso lo stendardo nella schiena. Andiamo a prendere quello che ci interessa. Facciamo spazio in questo modo. Dobbiamo costruire questo stendardo. Quello che ci serve sono esattamente questi strumenti. Nel telaio inseriamo uno stendardo arancione, della tintura bianca e poi il motivo dello stendardo con il teschio. Questo è lo stendardo costruito e lo andiamo a posizionare alle spalle della nostra costruzione. E questo è il primo spaventapasseri. Il successivo spaventapasseri necessita di telaio, tappeto marrone, corda, zucca di Halloween, recinzione di quercia e bidone da compostaggio. Costruiremo poi questo stendardo. Andiamo a posizionare la nostra recinzione in questo modo, subito sopra. Posizioniamo il nostro bidone da compostaggio e andiamo a creargli le proprie braccia. A questo punto mettiamo la testa di Halloween sopra il bidone, mettiamo la corda come fatto in precedenza, ma soltanto sulla parte frontale. Posizioniamo il tappeto e poi utilizziamo il telaio in questo modo. Prendiamo gli oggetti per creare il telaio di interesse, stendardo bianco e tintura arancione. Con il telaio andiamo ad utilizzare questo motivo, oppure scegliete quello che a voi fa più comodo, e andiamo a posizionarlo sia davanti che di dietro.
Ed ecco il secondo spaventapasseri con un cappello in stile baseball. I precedenti spaventapasseri utilizzano la zucca di Halloween che emette comunque una certa luminosità. Se vogliamo creare un ambiente più tetro, allora utilizziamo semplicemente la zucca intagliata. Questi sono gli oggetti che ci servono. Posizioniamo a terra la lana ragione in modo tale da posizionare sopra il bidone da compostaggio. Mi arrampico un po' così lo posiziono più facilmente. La zucca intagliata, distruggo la parte inferiore, posiziono il solito cappello intorno alla zucca intagliata con la corda, come abbiamo visto in precedenza, e poi posizioniamo i nostri quattro tappeti in questo modo. Ed ecco che questo spaventapasseri di notte riuscirà a rendere l'atmosfera sicuramente più tetra, perché semplicemente non emette luce. Per il quarto e ultimo spaventapasseri non utilizzeremo una zucca, ma utilizzeremo lo stendardo dell'avvitatore per creare un effetto particolare. Allora, utilizziamo la lana per andare in altezza, posizioniamo in queste posizioni i nostri bidoni da compostaggio. Creiamo con la recinzione il sostegno del nostro spaventapasseri. Poi, diversamente dalle costruzioni precedenti, la corda la mettiamo soltanto in questi lati, non frontalmente, perché frontalmente utilizzeremo lo stendardo dell'avvitatore. Vi farò vedere a breve. Completiamo questa parte, poi mettiamo qui in alto il cappello finale. Vediamo se riesco. Ok, poi utilizziamo il muro di arenaria per creare le braccia del nostro spaventapasseri in questo modo, le facciamo due differenti, qua possiamo dare una sorta di lancia ed ecco che al nostro spaventapasseri manca semplicemente la sua faccia. A questo punto, sfruttando lo stendardo dell'avvitatore, possiamo completare il nostro cappello e questo è il nostro spaventapasseri finale. Ehi, fermi tutti! Ma ti sei iscritto al canale? Fallo adesso, dai, ti aspetto. Pulsante iscriviti e clicca sulla campanellina per le notifiche. Era facile, no? Ora invita i tuoi amici a fare altrettanto. Io, nel frattempo, continuo nella costruzione. Costruiamo ora la ghigliottina. Questi sono gli oggetti che ci servono. Li incominceremo ad utilizzare uno dopo l'altro. La prima cosa che ci serve è i mattoni di pietra che posizioneremo in questa posizione. Poi al fianco, con il muro di mattoni, costruiremo la struttura della ghigliottina. 1, 2, 3 e 4. Un blocco più su, il quinto, permette la chiusura della nostra struttura. In questa posizione mettiamo il nostro cancello sfruttando questa posizione. Ora non ci resta che vestire la nostra armatura con stivali di cuoio, gambiera, dargli una zucca di Halloween e fargli cambiare posizione fino a quando non si posiziona nella figura interessata, che dovrebbe essere questa qui. Gli facciamo indossare le elitre ed ecco che la nostra ghigliottina è pronta per intimorire i nostri visitatori. Andiamo a creare la struttura successiva, molto simpatica. Ci servono questi strumenti e poi un pistone, come al solito, e pietra rossa. Pietra rossa, pistone, se riuscissi a scrivere pistone. Ok, e siamo pronti per, lo metto qui, ok, per la nostra successiva costruzione. Allora, creiamo sicuramente dei buchi in questo punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questa sarà la zona che ospiterà la nostra tomba. Creiamo un buco per posizionare il supporto alla nostra armatura, possiamo anche inclinarla leggermente se vogliamo. Poi gli diamo dell'osso, in questo caso, e poi incominciamo a fargli cambiare l'aspetto, come in questo caso, vedete? Adesso dobbiamo posizionare un vetro in questo modo, un pistone che mi sono preso e l'ho messo qua, tolgo l'osso che non mi serve più, metto il pistone in questo modo, pronto a spingere il vetro in modo tale da permetterci successivamente di posizionare il nostro tappeto marrone esattamente sopra il vetro e nascondere la nostra armatura. Posizioniamo a terra il tappeto, in questo caso lasciamo un po' di spazio, facciamo così, 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 così. Allora, abbiamo lasciato un po' di spazio perché voglio creare una sorta di luminosità in questo punto, così se volete far calare la notte, questa zona verrà parzialmente illuminata.
tutto intorno mi creo uno spazio pronto per, ecco, ho fatto saltare la torcia, ma sono pronto a rimetterla. Qui creerò la tomba che ospiterà la croce che vogliamo mettere. A questo punto utilizzo i blocchi di mattoni di pietra lesionati per andare intorno alla nostra futura tomba. Completo il tutto, vado a riposizionare la torcia di pietra rossa, il tappeto allo stesso modo e mi concentro nella costruzione della tomba. E in questo modo questa struttura è quella che vorrei costruire. Mi devo allargare un altro po' in verità. In questo modo mi allargo 3 e 4, no, questi 1, 2, 3 e 4. E a questo punto questi due non mi servono perché voglio utilizzare le scale, posizionandoli in questo modo. Poi mi appoggio con questo vetro per invertire la posizione delle scale e a questo punto riesco a completare la croce come desiderato. Ed ecco il nostro osso che spunta da una tomba. Poi, se volete continuare ad abbellire il tutto, potete per esempio alternare questi blocchi mettendo del ferro intorno, però questo insomma ve lo lascio a voi. 3 e 4, 5, 6, 7, 8, basta. Ok, continuate. Ora è il momento del totem a forma di fantasma volante. Questi sono gli oggetti che ci servono. E andiamo a costruire il tutto. Vediamo se mi creo innanzitutto una base di appoggio molto utile per salire in altezza. In questo caso posiziono i blocchi d'erba in questo modo. Poi inizio ad andare in altezza. Quattro blocchi, 1, 2, 3 e 4. Poi vado tre blocchi a sinistra, 1, 2 e 3. Blocchi a destra, 1, 2 e 3. In questa posizione metto i due cancelli, li apro e posso distruggere i blocchi sottostanti, 1 e 2. Ora è il momento dei due falò che posiziono qui in basso, coperti dalle botole, 1 e 2. Ora è il turno della zucca che posiziono qui al centro e questa zucca avrà una bella mola in testa posizionata in questo modo e due scale di mattoni capovolte così facendo, no, con lo shift premuto ovviamente. Vediamo se riesco. Ah, no, mi devo appoggiare qua sopra. Shift premuto, perfetto. Cappello costruito. Ora è il turno degli stendardi neri, ne metto 5 in questo modo, 1, 2, 3, 4 e 5. Sfruttando il cancelletto riesco a posizionarne un altro in questo modo con lo shift premuto. Perfetto. L'ultimo lo posiziono qui ed ecco il nostro totem a forma di fantasma volante. Io lo ritengo veramente molto molto bello. È il turno ora del completamento della parte destra di questa bella casetta. Questi sono gli oggetti che andremo a utilizzare. Spero di averli selezionati tutti. E la prima cosa che dobbiamo fare è costruire questo recinto un po' più alto. Come facciamo? Mettiamo a terra le botole. Poi questa forse no, sono andato troppo in là. Poi queste possiamo anche incominciare a tirarle su. Quest'altra invece, prima di tirarle su, ne mettiamo un'altra in alto, tenendo lo shift premuto, in questo modo, e poi andiamo a attivarle tutte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi utilizziamo la nostra zucca per andare ad abbellire il nostro orto con delle zucche un po' più particolari, un po' più rifinite, perché guardate, è sufficiente utilizzare il cetriolo di mare per rendere le nostre zucche un po' più credibili. Utilizziamo il puzzle per far sembrare di aver anche zappato per bene il nostro orto. Io solitamente poi per evidenziare alcuni dettagli utilizzo l'erba sopra il puzzle e i fiori invece sopra l'erba, come in questo caso con la peonia e il papavero. Ora non c'è rimasto che utilizzare l'osso e l'uovo di lupo. A che ci servono? Ve lo faccio vedere subito. Faccio nascere il lupo, lo faccio diventare mansueto così si può sedere e al posto dell'erba che ha sotto i suoi piedi prendiamo la compostiera, il bidone da compostaggio e andiamo ad utilizzare le nostre future zucche, queste,
come strumento per creare la nostra mangiatoia, la nostra ciotola per il nostro cane. Che ne dite? Ora è il turno del cimitero, la cui particolarità è aver utilizzato questi blocchi di coraglio a ventaglio morti per rendere un po' più tetra la scena del cimitero. E come vedete ci sono queste armature. Che cosa hanno di particolare queste armature? Che tra un po' le vedrete scomparire. Hanno un nome, si chiamano fake. Come faccio a creare un nome? Ve lo faccio vedere molto velocemente. Targhetta, incudine e armatura. L'armatura la posiziono in questo punto. Con l'incudine utilizzo la targhetta per rinominare la mia targhetta in, per esempio, fake. Ok, io mi prendo questa targhetta che ho chiamato fake, la attacco alla nostra armatura che da questo momento in poi si chiama fake. Qual è l'obiettivo di aver creato questa armatura particolare? È che utilizzando i comandi Minecraft noi possiamo andare ad eseguire questo comando effect a chi? Alle nostre entità che hanno il nome fake. Quindi andremo ad applicare, per esempio, una invisibilità esclusivamente per una durata di 990 secondi ed un valore di 255, che è il massimo per la tipologia dell'effetto, andremo ad applicare soltanto alle armature che hanno quel nome. Se adesso andiamo a modificare il nostro orario e mettiamo midnight, vedete questo effetto decisamente interessante, dove vedete queste bollicine salire dalla terra e poi queste due teste che non hanno alcun supporto. Forte, vero? Prima di andare a vedere la sorpresa finale che vi annunciavo all'inizio del video, vi faccio vedere questa costruzione molto grande di questa zucca che cammina e che simula un buco nella propria sacca e sta perdendo tutto il proprio contenuto. Questa struttura è stata fatta completamente a mano, questa parte quadrata l'ho fatta con un filo. Ma adesso andiamo a vedere la sorpresa finale. In cosa consiste? Entriamo qua dentro e vediamo che c'è un pulsante e dei cartelli che ci indicano non premere questo pulsante, non premere questo pulsante, allora questo pulsante non deve essere premuto. Vediamo cosa succede a questo punto. Ci clicco ed ecco che escono un'infinità di pipistrelli. Qual è il comando che abbiamo creato? È qua sotto, è nascosto, tasto destro, blocco di ripetizione incondizionale che si attiva con pietra rossa, semplicemente summon bat nelle coordinate opportune. Quindi ogni volta che il nostro personaggio che visita il nostro mondo entra qua dentro e clicca questo pulsante, verrà spaventato a morte. Allora, per voi che cos'è? Dolcetto o scherzetto? È tutto per oggi, spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanellina delle notifiche. In questo modo non ti perderai il prossimo video che riguarderà il mondo del sottosopra, Stranger Things. Iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!